Come vorrei da regista che i miei video prendessero vita. Buona visione. Le crisi creative sono un problema che affligge circa il 74,8% degli scrittori moderni. Derivano, a mio avviso, dalla sterilità della vita moderna e dalla soggezione al pubblico di massa. Ma non posso scrivere un romanzo su questo, devo pur mangiare. Quando questa malattia si impossessa anche della mente di uno scrittore di talento come Richard Marcel, che poi sarei io, non c'è soluzione migliore della scrittura di un romanzo popolare. Già, secondo il mio life coach dovrei scrivere qualcosa che piaccia alle persone, e quindi anche a me. Il problema, temo, è che in linea generale a me non piacciono né le cose né le persone. Non subisco il fascino delle mode e dei prodotti virali. Altrimenti non sarei un artista, diamine. Ad ogni modo, proviamo ad immaginare. Una cosa che piace a tutti è Guerre Stellari. O King Kong. O supereroi. Super Mario. Nah, questo è plagio. Proviamo con qualcosa di originale. Una storia su dei cervi. No. Scheletri? No. Alieni rosa? Non ha senso. E con cose senza senso posso al massimo essere messo in festival. Cerchiamo di essere metodici. Costruzione di personaggi. Dunque, prima di tutto, per vendere ci vuole un po' di gnocca. Quindi direi una figa standard con un passato burrascoso che giustifichi il suo carattere eccentrico. Una prostituta. Con una situazione familiare complessa. Sì. Un fratello. Drogato. No, la droga è troppo anni 90. Ritardato. Bene. Poi, evento catastrofico. Un tornado. Una bomba aliena. No. Il dramma deve essere casuale. Ci vuole la sfiga gratuita. Un palo della luce che si stacca. Un'automobile che cade dal cielo. Un elicottero. Un meteorite. Una moto. Una funicolare. Un dinosauro. Un ragno gigante. Sento una barriera che mi separa da questi personaggi. Forse il problema sono le relazioni. Cosa piace al popolo? Andiamo sullo scabroso? La prostituzione è abusata. In effetti anche i problemi mentali. Ok. Aggiungiamo un colorito multietnico. E poi ci vuole la storia gay, che tira un sacco, soprattutto all'estero, e fa subito 2015. E se vogliamo trasgredire, mettiamoci in una relazione a tre. E sbam! Incesto! Questo farà impazzire le case di produzione indipendenti. Ok. Una prostituta con un fratello minorato iniziano una relazione a tre con una ragazza pakistana. Tutto procede bene. Fino a quando uno Yeti non li uccide. O un Transformers. O due draghi. No, troppo breve. E poi ci manca l'elemento sorpresa e nonsense con cui la critica ci va a nozze. Gli hipster cambiano immagine di copertina e il popolo ride. Bene, in seguito ad un attacco alieno, la pakistana si sdoppia dando vita ad un gemello di cui si invaghiscono entrambi i fratelli, iniziando così una relazione a quattro. Questa sì, cazzo, che è una cosa mai vista. Ma a lieto fine viene tranciato da un puttotrillo gigante che li mangia tutti. O un verme, diciamo. Meglio il verme. Mettiamoci anche un paio di riferimenti freudiani, ok? La trama principale c'è. Ora qualche riferimento metacinematografico, giusto per far capire che non siamo i primi che passano per strada. Ah, le creature. Se potessi incontrarvi, sarebbe tutto molto più reale. Cazzo. Bye.